Sono un regista indipendente, questo mi permette di raccontare storie che mi piacciono. E uno di questi che insomma, ho amato molto fare è questo progetto in Cina, che è una terra che amo e dove vorrei un giorno realizzare un lungometraggio. Al momento ho fatto solo un cortometraggio che ho girato nel sud della Cina, a Shenzhen. Una storia d'amore da parte di lei che ha la sensazione di non essere corrisposto, insomma, da parte di lui. Ho fatto solamente il primo episodio e questo sarà un progetto ad episodi. Ancora non è terminato questo progetto, ma sarà un mio, diciamo, obiettivo presentarlo ai festival. Il mio segno è dove si può vedere in questo cortometraggio sono proprio i silenzi, questi spazi dove non si dice nulla, ma si racconta tutto con lo sguardo, con le emozioni della protagonista, dell'attrice che interpreta il ruolo della protagonista. E lì credo che si riconosca la mia mano, è un segno tipico dei miei film. Ho avuto la fortuna, la possibilità di viaggiare molto e questo appunto è una fonte di ispirazione per me, perché il viaggio è qualcosa che ti arricchisce, diciamo, l'incontro con nuove culture, e questo mi ha sempre affascinato. Appunto, avendo visto e incontrato moltissime persone, piano piano è stato per me uno stimolo e la necessità di realizzare questo cortometraggio. Tutti questi viaggi che ho fatto, veramente sono stato fortunato perché ho visitato proprio dei luoghi fantastici, e la cosa che mi ha colpito è che tra diciamo noi italiani e il popolo cinese ci sono molte similitudini. Anche loro, diciamo, anche in Cina e come il resto del mondo, ormai con questa tecnologia ci stiamo globalizzando, tutto si assomiglia. Mentre poi come esci dalle grandi città ci sono questi scenari e queste culture, queste tradizioni millenarie che ti riportano a quello che tu magari da bambino vedevi in televisione. E questa idea della Cina così lontana, così affascinante, ecco, mi sono ritrovato bambino in la Cina che ho sempre, insomma, immaginato quando ero piccolo, ritrovarmi lì in quei luoghi è stato veramente emozionante. Rientri in quel mondo che tu hai solo visto in televisione o al cinema, perciò stando lì in quei posti così millenari e ti sembra di essere in un film.